Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server. Oggi ci troviamo a parlare di una saga a noi molto cara. Esatto, una saga sulla quale in passato abbiamo scaricato tonnellate carrettate intere di merda. Stiamo parlando di The Elder Scrolls e nella fattispecie le tonnellate di merda le abbiamo spedite proprio per posta prioritaria a Skyrim. Esatto, in effetti il lavoro svolto da Bethesda su quel particolare titolo della saga a noi non è affatto piaciuto, non perché il gioco fosse completamente una merda, ma perché secondo noi era un'occasione mancata, visto che i tanti pregi di quel gioco avrebbero fatto di questo titolo veramente una gran figata se solo si fossero impegnati di più a correggere alcune cosine che in molti gli avevano segnalato. Esatto. Insomma, ci sono i bug, su Skyrim ci sono tantissimi bug, migliaia di bug, basta prendere il cavallo per accorgersi che qualcosa non funziona di fondo. Pessime animazioni, pessimo il sistema di movimento, bruttissimo il sistema di combattimento, molto poco coinvolgente e davvero palloso, quindi queste cose andavano corrette e tutto il mondo con delle mod gliel'ha fatto capire. Sì, gliel'ha fatto capire, insomma la problematica nostra, principale, perché alla fine questo per noi è un video, insomma, difficile. È difficile ed è anche importante, no, in qualche modo, perché ci troviamo a difendere da una parte quello che abbiamo sostenuto fino a poco tempo fa e dall'altra vedere, insomma, questo nuovo gioco se realmente funziona oppure no. E noi, mentre installavamo la versione beta regalataci da Babbo Natale, veramente, proprio da Babbo Natale, mentre installavamo la versione beta di questo The Elder Scrolls Online, stavamo lì sul piede di guerra, dai che adesso ci lo facciamo a pezzi, in realtà c'è ben poco da fare a pezzi, perché purtroppo, o per fortuna, Bethesda insieme ai suoi nuovi amichetti di gioco han corretto il tiro e parecchio. È parecchio, cioè ci sentiamo di dire da subito che questo gioco non ha nulla a che vedere con Skyrim e che si avvicina a... si avvicina ad un capo verde, quelle anatre molto rare che si trovano. Non esageriamo, però siamo di fronte sicuramente a un GDR multiplayer di massa che spacca veramente il culo. Allora, partiamo da quello che ci piace di più a noi, è la grafica, ok? La grafica di questo gioco non ha niente a che vedere con Skyrim, è completamente rinnovata, il sistema di illuminazione è completamente nuovo, spettacolare, diverse soluzioni che hanno utilizzato anche per le magie, quindi il fuoco posizionato in un punto illumina tutta la zona, finalmente. L'acqua è fenomenale, ragazzi, non stiamo dicendo che la grafica di Skyrim è una merda, Skyrim aveva una grafichetta di tutto rispetto, ma noi da un gioco online appartenente ad una certa serie ci aspettavamo qualcosa di meno, graficamente parlando, proprio per questa sua natura online. Invece col cazzo, è proprio cazzo. Bellissimo da vedere. È proprio bellissimo, ci sono tantissimi animaletti, ci sono gli scorpioncini, ci sono le lucertole, le stelle marine, potete fare tutto, i gabbiani fatti bene, ci sono dei draghi che fan paura, cioè, allora è veramente per gli occhi, questo gioco è uno spettacolo. Ma come sapete, i problemi di Skyrim non erano sotto questo aspetto, perché comunque sia l'impatto di insieme era molto buono. I problemi erano nei movimenti dei personaggi, che quando li guardavate in third person ti cascavano a terra le palle, che sembrava che avessero su per il culo un ombrello aperto. Questa volta i personaggi, se fanno un salto da una certa altezza e atterrano, si muovono come se stessero cadendo da una certa... e non è che atterrano sulle ginocchia, si tritano le... se voi combattete in questo gioco potete addirittura schivare i colpi con una mossa veloce. Sono state le classi che ovviamente dovete scegliere, hanno delle magie, delle mosse speciali che sono utilizzabili in maniera pure abbastanza veloce ed intuitiva, insomma, i soliti tasti numerati. Sì. Però, cioè, ragazzi, la combinazione delle mosse è veramente bella. Sì, cioè, allora ragazzi, il combattimento
dà gusto, vi spinge ad andare in giro a cercare lo scontro, cosa che invece in Skyrim si tendeva ad evitare proprio perché era molto tedioso il combattimento. Qui è piuttosto divertente e la scoperta delle nuove skill ti sprona proprio a sperimentarle su qualsiasi tipo di bestia. Ma Skyrim, in questo caso The Elder Scrolls Online, è fatto di quest, e anche qui abbiamo le solite quest che vanno ad aumentare di livello di difficoltà. Ovviamente le quest vi porteranno all'interno di dungeon differenti, di differente tipo. Ci piacerebbe tantissimo farvi vedere le ambientazioni, farvi vedere tutto questo popò di capolavoro, ma non possiamo per questioni legate al copyright, altrimenti ci fanno un culo così. E ci dispiace tanto, abbiamo registrato 70 giga di materiale proprio sperando di riuscire a farvi vedere delle immagini dal gioco, però insomma sapete che se noi ci entusiasmiamo per il comparto grafico di un gioco, potete fidarvi, perché noi siamo molto esigenti e siamo esigenti anche in fatto di audio, e vi assicuriamo che in questo gioco l'audio è di buona qualità, ma le musiche sono di ottima qualità. Sì, insomma, questo è un gioco fatto per durare. Attenzione, chi è malato con il GDR ci rimarrà sotto in maniera veramente violenta, quindi attenzione. Perché se siete andati sotto a World of Warcraft, qui ci rimarrete sotterrati. Mentre giocavamo abbiamo detto più di una volta: questo gioco fa i morti, questo gioco fa i morti, questo è l'inizio di una nuova era per gli MMO, sicuramente, perché questo gioco, se avrà il seguito che noi ci aspettiamo e se sarà continuato a essere sviluppato in questo modo, secondo me diventerà una bestia. La beta pesa già di suo 20 giga, mortacci loro. Ma dobbiamo dire che in effetti è la prima volta che scarichiamo un gioco così pesante che vale quella pesantezza. Sì, vale questa pesantezza. Ricordiamoci che ci sono giochi online come appunto World of Warcraft con le varie espansioni che arrivano a pesare 60 giga e oltre. Quindi diciamo che chi è amante dei GDR è abituato a scaricare questa cifra, questa mole incredibile di dati. Per un GDR due giorni sono veramente un'occhiata così veloce. Però già il tempo che abbiamo giocato qui in Skyrim ci saremmo tritati i coglioni, invece qui ci siamo divertiti, e questa è una differenza secondo noi molto importante, trattandosi poi di un gioco online che di solito ha una curva di crescita molto più lenta dei single player. Sì. Quindi che cazzo, avete anche i pet, che cosa volete di più?